grande menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene in festa sempre il cuore, sai perché? Tutte le medaglie d'oro della guerra, fiore dell'eroismo italico. Tutta la giovinezza, guidata dal suo duce, poteva sfilare in trionfo per le vie di Roma. Trenta ottobre 1922. Due giorni dopo la marcia su Roma, Mussolini ottiene dal re l'incarico di formare il nuovo governo. È il nuovo presidente del Consiglio e lo deve all'ampia schiera dei fedelissimi di sempre. I gerarchi, gli squadristi, i RAS locali. È arrivato il momento di ripagare chi ha creduto in lui, chi lo ha sostenuto nell'affermazione del fascismo, chi per lui si è sporcato le mani. Non solo per riconoscenza, ma soprattutto per assicurarsi l'obbedienza e la dedizione di personalità spesso ambiziose, avide e certo non insensibili all'odore dei soldi. Questo lo sa bene il nuovo duce, qui nel 1923 in una riunione del suo primo governo, che elargisce a piene mani privilegi e incarichi alle camicie nere. Si apre una vera e propria corsia preferenziale per i sostenitori della primura ed è subito assalto alle cariche pubbliche. Le poltrone più ambite vengono destinate ai gerarchi, ministeri, forze armate, aziende, banche, giornali, non solo nella capitale, anche nei centri più remoti di provincia. Sembra infatti che il comandamento del duce, pur se celato sotto la retorica del regime, sia uno solo. Fascisti, arricchitevi! E i fascisti non se lo fanno dire due volte. Al punto che L'Assalto, il giornale fascista di Bologna, già nel dicembre del 1922, in polemica con la dilagante corruzione nel Partito Nazionale Fascista, fa suo il motto: il fascismo si serve, non serve. A parole, Mussolini è per un'intransigenza morale assoluta. Il 10 luglio del 29, rivolto ai gerarchi milanesi, dichiara: il fascismo è una casa di vetro, nella quale tutti debbono e possono guardare. Guai a chi profitta della tessera e indossa la camicia nera per concludere affari che altrimenti non gli riuscirebbe di condurre a termine. Un rigore che in realtà verrà applicato solo nei confronti dei pesci piccoli. Tutt'altro accade, difatti, quando a delinquere sono eminenti personalità del regime e un'accusa potrebbe suscitare scandalo. Non c'è dubbio che Mussolini sia informato di tutti i maneggi dei suoi dirigenti, eppure lascia correre. Cominciamo questo elenco dalla passione per residenze e palazzi di lusso comune a molti gerarchi. Non manca chi approfitta dei contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per costruirsi chalet in montagna e ville al mare. Come il RAS di Cremona, l'avvocato Roberto Farinacci, l'uomo dei manganelli e dell'olio di ricino, l'organizzatore dello squadrismo agrario della Lombardia, il più estremista, esagitato e fanatico del regime, ma non il più onesto. 2000 avanguardisti e Balilla hanno preso parte ad una grande manifestazione per il secondo Gran Premio delle Legioni presenziata da Sua Eccellenza Farinacci. Ecco Farinacci, circondato dai Balilla alla colonia marina che porta il suo nome. A lui infatti il mare piace molto, moltissimo, tanto
da acquistare una grande villa in prossimità della spiaggia di Gaeta. Dal mare alle città. I comodi piedaterre di Farinacci sono strategicamente situati a Milano, a Napoli, a Roma. Nella capitale, in più, possiede una tenuta di 12 ettari con annessa casa colonica sulla via Nomentana. A Cremona, poi, ha fatto costruire il palazzo dove ha sede il suo giornale, Il Regime Fascista. Lo stesso Mussolini, nel 1943, annoterà nel suo scritto Pensieri Pontini e Sardi. Stento a credere che in casa di Farinacci si siano trovati 80 chili di oro. In un ventennio, il tesoro accumulato da Farinacci è veramente imponente. Si parla di un capitale di circa 300 milioni di lire del 1945, oltre 10 milioni di euro di oggi. Voglio vivere così, con la sole in fronte, e felice come...